Benissimo, buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo incontro su specismo e antispecismo nell'ambito dello spazio Life. Allora, gli ospiti di questa sera, innanzitutto mi scuso per i problemi tecnici che comunque abbiamo risolto. Allora, presento gli ospiti di questa sera. Alessandra Colla, milanese, laureata in filosofia alla Cattolica, giornalista pubblicista, direttrice di una rivista di geopolitica che si chiama Eurasia. Poi esperta di Ipazia, su cui ha scritto un saggio diversi anni fa, quando ancora di Ipazia in Italia non si occupava nessuno, e, con molti interessi e in particolare si occupa di tematiche ecologiste, animaliste e antispeciste più o meno da 30 anni. Poi abbiamo Giancarlo Calciolari, psicanalista, scrittore, da qualcuno definito specista anomalo. E poi magari lui ci dirà se si riconosce in questa definizione, e non da ultimo bravissimo cuoco, non vegetariano. Allora, per iniziare questa chiacchierata, io vorrei innanzitutto chiedere ad Alessandra se ci può parlare un po' di sé, nel senso che se ci può raccontare un po' il percorso culturale e politico che l'ha portata all'antispecismo, partendo, se ho capito bene, da tematiche di tipo ecologista. Alessandra, ci vuoi un po' raccontare? Buonasera a tutti. Cercherò di farlo e di essere abbastanza lineare, anche se non ho avuto un percorso linearissimo. E intanto sono nata fortunata perché sono nata in una famiglia in cui comunque il rispetto per gli animali e per la natura era pane quotidiano. Quindi io fin da bambina mai tirato la coda a un gatto, mai fatto dispetti a un animale, mai strappato una foglia, un fiore, perché in famiglia c'era questo atteggiamento, insomma, di rispetto e di educazione in questo senso. E poi sono sempre stata naturalmente attirata da tutte le tematiche relative agli animali, alla natura, eccetera, anche se quando ero ragazzina io, quindi tra gli anni 60 e gli anni 70, queste cose non andavano di moda. Poi un giorno, su una bancarella, un banchetto, insomma, in Piazza del Duomo, ho comprato un libro che era Imperatrice Nuda di Hans Rusch sulla vivisezione. Io sapevo che esisteva vagamente questa cosa chiamata vivisezione, però non avevo la più pallida idea di che cosa fosse. Ho letto questo libro e sono rimasta naturalmente sconvolta e lì ho cominciato ad approfondire un po' l'argomento. Non potevo ancora rifiutarmi di mangiare carne perché in casa mia, vabbè, si mangiava, quindi io avevo 17 anni e mi ripromettevo, dico, quando avrò 18 anni, sarò maggiorenne e non mangerò più carne. Poi ho continuato a coltivare insomma un po' questi interessi finché ho avuto un impatto con la politica. Ho frequentato comunque gli ambienti di partito, il Movimento Sociale Italiano, molto poco, 6 mesi, sono uscita subito, anche perché io poi invece ho sempre avuto molti interessi, No, non molti lo vedo, amici, è fermo. Non è fermo. e molte amicizie trasversali, per cui non ho mai avuto questa particolare predilezione per un ambiente a scapito di un altro, insomma. Poi c'è stato un episodio che mi ha segnato abbastanza quando con un amico sempre del giro così politico, andammo a portare dei soldi a una signora che si occupava di animali randagi. E questo mio amico era iscritto al Fronte della Gioventù, io no, però dialogavamo tranquillamente, andiamo a portare i soldi a questa signora e nel momento in cui stiamo per venire via, lei dice: peccato che ve ne andate, perché c'è qui un altro caro ragazzo che mi porta sempre anche lui aiuti per gli animali. E no, scusi, è tardi, ce ne stiamo andando. Scendiamo le scale e incrociamo un militante duro della sinistra extraparlamentare che conoscevamo benissimo. E quindi c'è stato questo momento qui sulle scale, da una parte e dall'altra, questi ragazzi animati dallo stesso spirito, cioè ad aiutare gli animali randagi. Insomma, è stato qui che ho cominciato così a pormi qualche domanda. E ho cominciato, come dici tu bene Giovanna, a occuparmi di ecologia e ambientalismo perché 30 anni fa quello c'era, si parlava di ecologia, per cui l'ambiente, il problema dei rifiuti, il problema dell'inquinamento, il problema della cementificazione, gli animali c'erano, erano sullo sfondo. Ancora fino direi a metà degli anni 70,
quando uno diceva io amo gli animali, veniva bollato subito come la zitella gattara piuttosto che come la persona problematica. Anche adesso qualche volta. Cosa, ecco, fantastico. Quindi era sempre un po' dire io mi interesso degli animali, voglio fare qualcosa per gli animali, era sempre visto quasi come una sorta di, non dico di devianza, però diciamo una deviazione, no? Ma come? Si estingue la foca monaca, c'è la cementificazione sulla Costa Smeralda e tu pensi al gatto randagio sotto casa. Dico sì, io penso al gatto randagio sotto casa. Quindi all'epoca c'era l'ecologia e l'ambientalismo, quello c'era. Poi ho letto il libro di Nice, L'ecologia profonda, il primo e unico, credo, testo di Nice mai tradotto in italiano, tuttora disponibile, credo, e lì ho cominciato ad ampliare un pochettino i miei orizzonti. Poi nel frattempo studiavo filosofia, quindi insomma ho cominciato a ragionare un pochettino su queste cose, poi aggiungiamo appunto una sensibilità personale. Finché poi sono approdata, per anni naturalmente ho scritto di animali, animalismo, ho seguito un sacco di cose, ho frequentato un sacco di associazioni, ho fatto conferenze, di tutto e di più, sempre nell'isolamento più totale, perché eravamo sempre quattro gatti, nel senso proprio quattro di numero, proprio di fisso, come forse sapete che succede. Finché poi anni fa ho cominciato a avvicinarmi all'antispecismo, quindi naturalmente sono passata da Reagan, sono passata da Singer, tutto il percorso canonico, e l'antispecismo è qualche cosa che a mio avviso coinvolge l'individuo a un livello molto più ampio. L'antispecismo non è un qualche cosa che può essere limitato solo al fatto che a me piacciono gli animali, ma è un qualche cosa che evidentemente va a toccare un modo di porsi nei confronti dell'altro da te in generale, e quindi qui si creano poi delle spaccature a livello ideologico, se uno è ancora attaccato all'ideologia, perché qualunque ideologia che abbia di mira una struttura rigida, gerarchica della società, automaticamente fa dello specismo, perché in una società, per quanto organicamente, armonicamente strutturata, ci sono sempre dei piani di valore differenti con delle considerazioni etiche relative, chiaramente. Quindi è difficile essere antispecisti, cioè è difficile essere ideologicamente orientati e liberamente, serenamente antispecisti. C'è sempre, secondo me, un po' di condizionamento, vuoi culturale, vuoi appunto emozionale, anche ideologico. Ti ringrazio. Mi aggancio a queste ultime tue frasi per invece rivolgere una domanda a Giancarlo, il quale ovviamente rispondendo può anche a sua volta porre delle questioni ad Alessandro. Ovviamente tu, Giancarlo, sei stato definito, se lo posso dire, uno specista anomalo. Ci spieghi se in che modo tu ti senti tale, ammesso che tu ti senta tale, e in qualche nostra chiacchierata tu mi dicevi che secondo te l'antispecismo, essendo anti qualcosa, in realtà è un pensiero che rimane ancora intrappolato nelle categorie mentali che vorrebbe sconfiggere, no? Cioè, quindi, secondo te, se ho capito bene, l'antispecismo, volendo combattere lo specismo, in realtà contribuisce a perpetuarne la legittimità in qualche modo. Ci puoi esporre sì, un po'? Allora. Sì, grazie Giovanna. Sì, e prima una prima risposta sulla questione dello specista anomalo, e la definizione non è mia, quindi non è che io la abbracci o non la abbracci. È molto semplice, non essendo antispecista ed essendo anche cuoco, oltre che intellettuale, è chiaro che io vengo subito rubricato come specista. Non temiamo le parole e va bene, io non ho da difendermi di questo. Può essere comunque un modo per qualificare qualcosa che è difficile da fare, e quindi la definizione di specista anomalo è una, volendo, è anche precisa. Per un altro verso, ricordo appunto a seguito di queste conversazioni, per questa trasmissione, questo
questo lapsus che ho fatto, no? Io ho detto, ma mi chiamate, volevo dire, ma mi chiamate come specista, e mi sono trovato a dire, ma come, mi chiamate come antispecista? Tanto per capire quanto la questione sia in ballo. Ma vengo al dubbio, al dunque e al dubbio che ho sulla questione, che emerge comunque solo dall'approccio analitico, e non posso dire neanche che sia comunque l'approccio corrente degli psicanalisti, vuoi freudiani, lacaniani, adleriani, junghiani o che altro si trovi. Viene da una lettura di Freud. Diciamo allora in breve la questione, e spero che sia, come dire, fruibile e che si presti nel caso al dibattito. Dalla pratica analitica emerge che l'animale di cui parliamo, quello che c'è anche nella questione animale, nelle tre versioni al momento che vengono addotte per parlare di questo, ovvero questione animale, questione dell'animale, e io preferisco la questione, proprio perché non l'ho per nulla risolta, dell'enigma animale. Ora, l'animale di cui parliamo quasi sempre è l'animale totemico, cioè questo animale con cui abbiamo a che fare viene dalla presunzione che sia stato possibile abbattere Dio, abbattere il re, l'imperatore, il padre, che sia stato possibile abbattere, è il mito di Totem e Tabù, di abbattere l'uomo, il padre dell'orda primitiva, no? Che aveva il possesso dei beni e delle donne. Ora, è anche la mia tesi, la mantengo questa lettura freudiana. Ora, se io sono anti, se io sono lì, con tutto il rispetto al massacro, lo posso qualificare tranquillamente così, al massacro specista, non è che mi sfugga e fa parte delle mie letture e delle mie obiezioni, e in questo sì che sono ben anomalo evidentemente, ma diciamo che quando io sono lì a salvare dal sacrificio l'animale, io rimango nell'orizzonte del sacrificio degli animali, e la mia proposta è provocatoria, e temo che l'antispecismo, come la maggior parte delle cose che si dice anti, no? Partecipi alla riproduzione della cosa perché la dia come inevitabile, e quindi sia ancora un modo che non è né specista né antispecista, ma che sia, non so chiamarlo diversamente, e qui concludo per questa questione, la divisione sociale delle cose. Se per caso la specie non è quella di Darwin, non è quella degli specisti e non è neanche quella degli antispecisti, e dalla specie arrivo alla questione di qual è lo specifico della vita, e visto che sono anche cuoco, e qual è la specialità, non sarà mica solo di cucina, qual è la sua specialità Alessandra Colla come filosofa, qual è la sua specialità rispetto all'animale, mi sembra che sono queste le questioni importanti, qual è la specialità dell'animale rispetto alla questione di vita, e sono le cose che sono sollevate, sicuramente riconosco assolutamente, non sono sollevate dagli specifici, ma io ho molte obiezioni da porre lì. Ecco, l'obiezione di base è questa, mi pare che e salvare l'animale sia ancora quasi riconoscersi impotenti rispetto alla questione posta dallo specismo. Giancarlo, è chiarissima la domanda, se Alessandra vuole rispondere. Ma credo che la risposta stia tutta in quella che Max Scheler chiamava la posizione dell'uomo nel cosmo. Voglio dire che, indipendentemente dal fatto che si abbia una visione metafisica della vita, va riconosciuto che l'uomo comunque gode di una posizione privilegiata rispetto all'animale tout court. Cioè l'uomo è un animale con una marcia in più. Come diceva Lao Tse, tutto l'animale è nell'uomo, ma l'uomo non è tutto nell'animale evidentemente, no? C'è qualche cos'altro. Allora questo secondo me pone l'uomo nella condizione di comprendere quello che sta facendo agli animali e di comportarsi di conseguenza. Voglio dire, io non contesto affatto che ancora fino all'Ottocento
fosse possibile cacciare, perché per molte persone la caccia era un modo per procurarsi del nutrimento, per integrare l'alimentazione, perché non è come adesso che ci sono le macellerie e gli allevamenti intensivi. Ora io non pretendo di imporre alla gente naturalmente di smettere da un momento all'altro di mangiare carne, sono processi lunghi e complicati, così come non contesto che si usassero le pellicce per coprirsi, perché non c'era altro. Ma adesso che abbiamo altri modi per coprirci e per stare caldi, e adesso che abbiamo la possibilità di sapere quali aspetti dell'alimentazione, della nutrizione vanno privilegiati, quali vanno ridimensionati, e sappiamo che cosa, che tipo di alimentazione può farci più bene o più male, continuare a dire vabbè, vado a caccia oppure faccio allevamento intensivo mi sembra oggettivamente insano, perché non ci trovo nessuna giustificazione di nessun tipo, se non un soddisfacimento sommamente egoistico. Ma siccome la sensibilità dell'essere umano è cambiata nel corso dei secoli, e grazie a Dio, no? Perché altrimenti saremmo fermi ancora ad altri modi di vedere, per esempio ai tempi di Aristotele, persona degnissima e illuminatissima, però considerava assolutamente normale l'istituto della schiavitù. Pochi secoli dopo di lui, Seneca, che si ostina a dire degli schiavi, servi sunt immo homines, cioè sono servi, ma per Bacco sono anche uomini, veniva preso per, non dico per pazzo, ma insomma quello che diceva restava appannaggio di pochi eletti nelle cerchie più intellettuali, perché si dava comunque per scontato che la società si dovesse basare sull'istituto della schiavitù, non c'era altro da fare. Quindi sulla base di questo, proprio perché l'uomo ha questa capacità di andare oltre, questa capacità di vedere di più lontano e più in là di quello che è soltanto la sua dimensione animale, credo che noi dovremmo farci carico della presa di responsabilità nei confronti di quello che stiamo facendo agli animali. Cioè, va bene, voglio mangiare carne, e sia, facciamo che la mangio una volta alla settimana e le mangio un pezzettino, e per fare questo non ho bisogno dell'allevamento intensivo. Mi compro una borsa di pelle, va bene, ma che sia quella da portare allo schienamento, non il consumismo per cui appena esce un modello nuovo devo comprarlo e quindi io donna ho nell'armadio 32 borse pelle o 60 paia di scarpe in pelle solo per seguire la moda. Se per truccarmi so che posso scegliere dei cosmetici non testati su animali, ma perché non opero questa piccola scelta? Cosa cambia nella mia vita? Però credo che questo sia una questione più che di, come dire, formazione filosofica o culturale o quello che è. Credo che sia una questione proprio di senso civile, senso civico, che dovrebbe forse venire insegnato nelle scuole. Cioè l'essere umano ha la capacità di discernere più e meglio di qualsiasi altro animale, perché va oltre l'istinto, e quindi se può vedere che ci sono cose che non vanno, credo che sia suo dovere tentare di correggerle, non fare finta di niente o dire vabbè, ma tanto poi abbiamo sempre cacciato, ci siamo sempre vestiti di pelli. Sì, ho capito, ma il Neolitico è passato però da un pezzo, insomma, penso. E Alessandra, scusa se ti interrompo, sì, perché volevo approfittare per farti una domanda al volo che viene dalla chat. Sì. La domanda è questa: ma lo schiavismo animale, visto che hai citato lo schiavismo, sì, ma lo schiavismo animale è paragonabile con quello umano? Domanda dalla chat. Qualunque schiavismo, credo io, è comparabile a qualunque altro schiavismo nel momento in cui l'altro essere vivente, che sia umano o non umano, viene cosificato, reificato, cioè ridotto alla dimensione di pura cosa, di puro oggetto di cui disporre a piacimento. Voglio dire, se io prendo il bicchiere che ho qui davanti e lo butto per terra perché mi va di romperlo, pazienza, è una cosa, è intercambiabile e sostituibile. C'è chi in passato ha fatto lo stesso discorso con lo schiavo umano piuttosto che con lo schiavo animale, no? È una parte di un ingranaggio, un meccanismo, quindi è intercambiabile, e anche se lo rompo per mia incuria o perché lo sfrutto fino all'ultimo o perché semplicemente mi voglio divertire a romperlo, posso farlo perché è una cosa. Quindi da questo punto di vista credo che non ci sia differenza tra schiavitù di un essere umano o di un essere non umano, credo. Certo.
E, faccio al volo anche una domanda invece per Giancarlo, cioè più che una domanda sembra un'obiezione alla tua definizione, così, alla tua visione di antispecismo. Giancarlo, però l'antispecismo non è una teoria etica puramente anti, deriva dal rintracciare nell'essere senziente il soggetto morale e non più nell'essere dotato di anima come in passato. Che cosa rispondi a questa obiezione? Allora, mi pare che questo aspetto sia interno alla questione che cerco di porre, cioè chi ha diviso la specie in specismo e antispecismo. Quando io mi batto sia per lo specismo o per l'antispecismo, io accetto questa divisione che è sociale, che non è divina, che non è teologica e che è di una comunque è qualche cosa di simbolico, di umano. Ora, siccome però la divisione di campi, la divisione delle parole, la divisione che fa sì che ci sia due pesi e due misure, lì avete perfettamente ragione, cioè che ci sia una misura per gli specisti e un'altra misura per gli antispecisti. Questo lo dico indipendentemente dal fatto che uno ritenga che sia più giusta una posizione rispetto all'altra. È chiaro che io, dicendo che queste divisioni prima sono arbitrarie, sono sociali, sono categorie del potere, invito ad analizzare di più in ciascun caso la cosa e non di meno, cioè è per quello che sono anomalo, occorre essere chiari, io trovo desueta la caccia, la pesca, vi posso dire che all'interno di quel che chiamate specismo c'è una specie di totem e tabù differente, per cui per esempio c'è molta gente che mangerebbe il pesce per esempio come animale non totemico rispetto invece alla carne degli animali che fa problemi. Beh, anche questa non è per nulla una via d'uscita. Allora, la questione mi pare sia che gli specisti, se esistono e sono milioni, dovrebbero interrogarsi in ogni caso sulla questione dell'animale, perché non è risolta. Cioè, non è solo questa cosa che dovranno pure ringraziarvi, che sta ponendo l'antispecismo. Io tra l'altro, che non parteggio né per gli uni né per gli altri, non posso dire che le cose che ho scritto sull'animale siano lette, siano conosciute, eccetera, però continuo a scrivere rispetto a questo, e appena per affrontare un dettaglio, quella che è la produzione in massa di animali al macello, è chiaro che è decisamente in preda alla perversione dell'efficienza capitalistica, è chiarissimo. Il massacro è fatto per quello. Io ricordo quando ero bambino che ho fatto già in tempo vedere nelle campagne veronesi che c'erano i conigli nelle gabbiette, io ho avuto gatti quasi tutta la vita, c'erano dei conigli nelle gabbiette che per ingrassare prima non potevano nemmeno girarsi nella gabbietta, e mi sembrava un anticipo dei manicomi psichiatrici in formato conigli vedere che purtroppo un 30% dei conigli, a forza di provare di muoversi e di girarsi, aveva la testa rivolta all'indietro ed era bloccata lì fino a che morte non avvenga. È chiaro che io non ho nulla da condividere con queste modalità, e ci sono moltissime altre questioni da affrontare. Anche il fatto che, per esempio, parlo dei cuochi, no? I cuochi non macellano quasi più, no? Non viene quasi più un animale vivo nelle cucine. Tuttavia, evidentemente, quantomeno è ipocrita tutta la questione che viene giocata rispetto a quei pochi pesci che arrivano nelle cucine. Io se vado al supermercato e compro il pesce, o vado in una pescheria e compro il pesce, devo dire che mi trovo estremamente a disagio a vedere questi astici e aragoste in questi acquari vuoti, eccetera, cioè c'è qualcosa che non va, senza giungere comunque a questa posizione, per cultura, per storia e anche perché
cioè, non so quanto possa essere una battaglia vincente quella di arrivare a un'alimentazione senza carne. Cioè, se noi arriviamo all'alimentazione senza carne, beh, fatemi parlare con il Papa che lo converto, cioè, c'è qualcosa dell'ordine dell'impossibile quasi. Va affrontato, ma lo ritengo impossibile. Ok, posso, se Alessandro avevi qualcosa da aggiungere di veloce, se no volevo fare un'altra domanda a voi due, a entrambi. Prego, prego, fai pure. Allora, volevo chiedervi, dunque c'è un'argomentazione che sento usare spessissimo dagli specisti come giustificazione per continuare a essere specisti, che suona più o meno così. Noi siamo animali esattamente come tutti gli altri, non abbiamo nulla di speciale e di diverso dagli altri animali. Tutti gli animali usano animali di altre specie per i loro bisogni, quindi abbiamo ovviamente il solito leone che mangia la gazzella, e quindi noi che siamo animali come gli altri non facciamo altro che seguire la nostra natura animale e usare anche noi animali di altre specie per i nostri bisogni. Naturalmente noi lo facciamo usando la tecnica, perché siamo Homo sapiens. Quindi in realtà gli antispecisti che combattono questo sono in realtà i più antropocentrici di tutti, perché combattono lo sfruttamento di animali di altre specie sulla base di una presunta specialità dell'animale uomo, no? Una sua presunta diversità dal punto di vista morale. Questo è un argomento che sento spessissimo. Che cosa ne pensate? Alessandra, a te la parola. Ma credo che sia un ragionamento viziato in partenza, laddove si impiega, ecco il termine, usare, perché un soggetto usi qualcosa, usi un oggetto, bisogna che il soggetto sia consapevole del fatto che sta usando qualche cosa, ovvero si deve porre una distanza fra il soggetto che usa e l'oggetto che viene usato. Ma questa distanza è un qualche cosa di non semplicemente istintuale o animale, è qualcosa che implica una progettualità. Io, essere umano, uso una cosa o fabbrico uno strumento per raggiungere un fine, costruisco un mezzo per raggiungere un fine. Ma nutrirsi non è un usare qualche cosa, nutrirsi è la base della sopravvivenza. Quindi mi sembra specioso come argomento questo, perché il leone non si serve della gazzella, il leone mangia la gazzella perché ha fame, esattamente come un essere umano quando ha fame, veramente fame, mangia la frutta, mangia l'erba, mangia quello che trova. Crearsi un meccanismo mentale per cui io mi servo della tecnica per raggiungere uno scopo che ritengo meritevole di attenzione, come per esempio il fatto di cerco un farmaco per curare una malattia perché voglio sconfiggere la morte, voglio portare sempre più in là il mio confine, sempre più in là il mio limite, mi porta naturalmente a subordinare tutto quanto a questa mia visione, per cui tutto mi diventa oggetto, tutto mi diventa cosa, tutto mi diventa strumento. Ma il leone che mangia la gazzella non sta usando la gazzella, il leone si nutre, così come ci nutriamo noi, e per nutrirci non avremmo bisogno di incentivare o spingere all'eccesso l'elaborazione del meccanismo di allevamento, perché per mangiare, non so, gli indiani d'America per esempio, quando ammazzavano un bisonte lo mangiavano tutto fino all'ultimo. Noi facciamo a pezzi la mucca perché vogliamo il cosciotto, quello magari col maiale di più, però la mucca ci dà la bistecchina, il vitellino ci dà la bistecchina, prendiamo il latte, poi il resto dell'animale resta lì, viene tritato nel mangime per gli animali, per i cani, per i gatti, eccetera, perché noi di tutto un animale intero riusciamo magari a prendere soltanto una piccola parte. Non c'è più questa cultura del fatto che se ammazzo la mucca, se ammazzo il maiale, mi basta questo perché tanto mangio carne una volta. No, io devo poter mangiare
tutti i giorni carne, devo poter sperimentare sempre in continuazione, perché devo trovare delle cose, o magari devo anche solo verificare delle mie teorie, devo anche immaginare di poter dare sfogo a quelle che sono le mie elucubrazioni, che invece di restare sulla carta dice: ma se io prendo un cane e gli faccio mangiare 2 chili di vernice, ma secondo te avrà dei problemi? No, te lo chiedo, perché se il bambino mette in bocca il ditino sporco di vernice, cosa succederà? Ora, non c'è bisogno della sperimentazione animale, credo, per comprendere queste cose abbastanza elementari. Allora, posso anche farlo una volta, do 2 chili di vernice a un animale e vedo cosa succede. Ma una volta che lo so, è inutile che ripeto lo stesso esperimento su 2000 animali, perché se un cane è stato male con la vernice, ragionevolmente posso pensare che ci staranno male tutti, cioè mi sembra abbastanza lineare come argomento. Quindi il fatto di dire noi usiamo gli altri animali come gli altri animali usano a loro volta altri animali, non mi sembra. Gli altri animali hanno con altri animali un rapporto di morso tua, vita mea. Io leone ammazzo te gazzella perché devo mangiare. La gazzella mangia l'erba, il ragno cattura la mosca, cioè è sopravvivenza. Invece l'uomo quello che fa non lo fa per pura sopravvivenza, lo fa per andare oltre, è molto diverso. È molto diverso. Anche il contadino che alleva la gallina, un conto si alleva la gallina sua per mangiarsela lui. Nel momento in cui mette su un allevamento intensivo con 200.000 galline, lì non è più sopravvivenza, è chiaro, lì è lucro, è capitalismo, sfruttamento, mi sembra che andiamo ben oltre. Beh certo, penso che nessuno abbia mai messo in discussione la... diciamo lo specismo a fini di sopravvivenza, cioè ovviamente se sono nel deserto e devo ammazzare un animale per sopravvivere, ovviamente lo faccio. Giancarlo, scusami, volevi aggiungere qualcosa? Sì, sì. Giancarlo, volevi dirmi la tua opinione? Sì, intanto occorre dire che questa teoria, no, giustificativa del potere in modo naturalistico, no? Pesce grande mangia pesce piccolo è di un'ingenuità veramente che si smonta in 448, cioè è proprio, non è neanche ideologia, è una mentalità, è un luogo comune, diciamo. Occorre dire che sono comunque le due teorie del potere che giustificano tutto, che giustificano tutte le divisioni, intendo, anche tra specismo e antispecismo, ma soprattutto le divisioni. Le divisioni sociali del lavoro, la divisione tra uomo e donna, i due pesi, due misure, no? Per, a ciascun livello, e che si produce in ramificazioni diffuse. Allora, ogni volta che noi facciamo riferimento all'animale per dire qualcosa dell'uomo, siamo nel totemismo, perdiamo il cervello. La questione non è che uccidiamo Dio, uccidiamo il padre, non è questo banalissimo freudismo, è che facciamo fuori la nostra testa, facciamo fuori il nostro cervello, siamo nel cannibalismo, nell'autodivorazione. L'animale fantastico di tutte queste teorie che tutti lo sposano è l'uroboro. L'uroboro è, nel suo etimo, è l'animale che divora la sua coda. Tutti presi nella circolarità e tutti lì che cercano di liberarsi. Quindi cioè è proprio una teoria decisamente ingenua per salvarsi, non sono quelle che cerco, anzi io cerco di capire ciascuna volta che viene riproposto questo asse che spacca in due la vita, spacca in due pesi, in due misure. Se volete faccio esempio a non finire. Mi sto occupando sulla questione che non è neanche più considerata una malattia mentale, ben venga, ma è sfruttata ancora di più, il vecchissimo discorso isterico, la vecchissima isteria. Beh, occorre notare che le ricche andavano nei manicomi di lusso alla clinica della Salpêtrière, le cosiddette isteriche in casa prendevano mazzate di botte nelle fasce più povere. Sempre due pesi e due misure, anche rispetto all'animale. Mentre l'altra questione è questa: quando noi diciamo, e questo è Aristotele, sembra che ce l'abbiamo dentro fino in fondo, no? L'animale e l'uomo è, a parte che c'era il sillogismo di base, comunque semplifichiamo, no? L'uomo è animale politico, è animale razionale. Quando noi diciamo che l'uomo è animale e siamo nel totemismo,
questo non si poteva dire allora al buon Aristotele, ma siamo nel totemismo. E questo che cosa implica? Implica che io ci resto dentro quando tolgo questo animale di cui parliamo, non l'animale che ciascuno di noi ha in testa, ma l'animale di cui parliamo quando diciamo animale. Dovrei dire l'elemento linguistico animale per noi che parliamo l'italiano. Ecco, se noi ci limitiamo a questo e non spingiamo più in là l'interrogazione, rimettiamo, secondo la formula di queste letture difficili da fare, per esempio del mito di Isacco e di Abramo, noi rimettiamo il figlio al sacrificio. E non sto dicendo che occorre mettere l'animale, e questa è stata la via, al posto del sacrificio umano, come ritengono penso tutti gli antropologi tuttora, ma che la questione dell'animale richiede ancora uno sforzo di lettura. Abbiamo accennato, Giovanna, e qui concludo, quanto i pochissimi filosofi recenti, soprattutto Deleuze e Derrida, hanno indagato sull'animale e quanto ancora, insomma, come dire, non abbiano dato dei contributi interessanti, appena appena del materiale, c'è un archivio in più da leggere. Ritengo che ci sia moltissimo da leggere in queste questioni. Poi per lo più, come si nota, molti aspetti della lettura e molte cose che ha detto Alessandra Colla questa sera, e mi fa piacere di aver sentito, io le condivido, insomma. Ok. Alessandra, vuoi aggiungere qualcosa? No, direi di no, perché naturalmente, come dicevo prima, sono tutti discorsi che comporterebbero un'educazione che dovrebbe essere impartita probabilmente già fin dalle scuole, insomma. E io vedo che invece negli ultimi decenni si è proprio perso il senso della scuola come formatrice di valori, cioè si parla molto di valori alti, per così dire, ma la quotidianità è stata molto persa di vista. E considerando che i bambini di oggi, i ragazzi di oggi, vivono in un mondo ipertecnologizzato e non hanno praticamente mai contatto col mondo naturale, è più facile che cadano preda di certe deviazioni o di certe perversioni fortemente speciste, perché per loro l'animale non fa parte del loro vissuto quotidiano, ma diventa appunto un oggetto. Qui ci sarebbe poi da aprire molti altri discorsi. Comunque sono d'accordo con parte delle cose che le cose hanno toccato, assolutamente. Scusate, allora, visto che mancano 3 minuti, mi rendo conto che è un tempo molto breve, però volevo magari porre quest'ultima questione ad Alessandra, che riguarda di nuovo un po' la sua storia personale, la sua storia politica. Allora, Alessandra ha un percorso politico che viene dalla destra, no? E sì. Alessandra, tu hai un percorso politico che viene dalla destra, però poi a un certo punto tu hai abbandonato la destra, in quanto ti sei accorta che il pensiero di destra è, secondo te, insomma, incompatibile con l'antispecismo. Sì, allora, diciamo che lasciando stare quelle che possono essere delle motivazioni poi quasi psicoanalitiche, non è questa la sede. Diciamo che a un certo punto si deve fare una scelta in questo senso. Quando mi sono avvicinata all'antispecismo ho trovato che naturalmente c'era molta chiusura da parte degli antispecisti nei confronti di tutto quello che poteva provenire dalla destra, senza stare a fare poi distinguo tra questa destra sì, questa destra no, cosa intendi per destra, no, ma io intendo il fascismo, no, ma il neofascismo, no, ma il nazismo, no, lasciando perdere. In generale, se sei di una certa parte politica, sei tagliato fuori da questa tematica. Perché? Ora è evidente che non si tratta solo di una questione pregiudiziale, c'è chi ne fa una pregiudiziale, ma io sono andata a vedere perché. E in effetti non c'è niente da fare, come dicevo all'inizio, qualunque ideologia che abbia in vista una costruzione totalitaria, per sua stessa natura, proprio per quello che è insito nel concetto stesso di dominio, non può essere antispecista. Questo è evidente. Quindi a un certo punto ho dovuto scegliere, nel senso, cosa mi preme di più? Mi preme di più un'appartenenza ideologica che ormai comunque riconosco incapace di far fronte alle domande del presente, incapace di offrire una risposta alle domande del presente,
perché io personalmente devo ammettere che nulla di quello che ha prodotto la, uso le virgolette, destra negli ultimi 30 anni sia valido, cioè non trovo assolutamente nessuna risposta di nessun tipo, anche perché c'è stato questo schiacciamento sia da destra che da sinistra sul liberismo economico, sul post-capitalismo, quindi chiaramente svuotato di senso queste categorie. Ma a parte questo, c'è proprio la constatazione di un limite mio, cioè o io continuo a restare attaccata a un'ideologia che comunque è riduttiva, o io veramente ho in vista l'approccio a un tentativo di risoluzione di questi problemi, che sono i problemi del rapporto uomo-animale, e allora devo lasciare una casa per entrare in un'altra, non posso stare in due posti contemporaneamente. E siccome per me è più importante risolvere questo problema dei mutati rapporti uomo-animale, che sono i problemi del pianeta ormai, se voglio fare politica, con la P maiuscola, non la politichetta ideologica, mi devo spostare da un'altra parte. Ho capito. Benissimo, credo che sì, abbiamo più o meno raggiunto il limite di tempo, e anzi l'abbiamo sforato di un minuto, insomma. Per cui ringrazio moltissimo gli ospiti e ci rivediamo prossimamente su questi schermi. Grazie Alessandra, grazie Giancarlo. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie. Ciao, grazie a tutti, ciao. Saluti ciao. Alessandra. Grazie, ciao Giancarlo. Ciao Giovanna. Ciao Giovanna. Ciao. Ciao.